salto le presentazioni, ma intanto ci conosciamo già tutti. E dopo un intervento che come al solito ha dato tutta la passione che Antonietta mette in questa vicenda d'armi, cercherò, beneficio della stampa che oggi è presente e numerosa, di essere il più possibile tecnico, perché voglio non fare in questa sede, lo abbiamo fatto in altre sedi, difese che in effetti sono, perché questa è la loro giusta qualificazione, delle requisitorie contro chi in questi 10 anni abbondanti ha violato in maniera macroscopica le più elementari norme di legge che avrebbero dovuto viceversa presiedere al procedimento di cui stiamo occupandoci. La legalità dovrebbe essere una precondizione, dovrebbe discutersi della centrale del Mercure sotto un profilo squisitamente socio-economico e politico, e invece la centrale del Mercure è innanzitutto un problema di legalità, sia nel senso, cercherò di riassumervela, di violazioni macroscopiche della legge, sia nel senso che qui si sta ponendo, lo abbiamo ripetuto a voce alta il 15 di novembre davanti al TAR Catanzaro, un problema più ampio di affermazione della legalità. Si tratta di stabilire se la legge vale solo per il cittadino normale, per il povero disgraziato come suol dirsi, o se l'affermazione che la legge è uguale per tutti significa che quella legge vale anche per i poteri forti, per gruppi di potentato economico, affaristico, istituzionale che pensano di poter fare il bello e il cattivo tempo sui territori presentandosi anche come dei benefattori. Tecnico, dicevo, perché la centrale del Mercure è un obbrobrio anche in termini giuridici, oltre che di opportunità per un territorio che è stato devastato da questa iniziativa. Innanzitutto perché siamo all'interno di un parco. Io ricordo che il DPR 15 settembre 93, che è il DPR con cui è stato istituito il Parco del Pollino, ha al suo interno, nell'allegato A, una norma dedicata espressamente alla centrale del Mercure. Questa centrale era preesistente, questo è uno degli argomenti che spesso vengono addotti dall'Enel. La centrale era preesistente, ma nel 1993 questa centrale non funzionava più, era in fase di dismissione e in ogni caso non era possibile prevederne lo smantellamento. Il DPR prevede infatti che non era possibile realizzare all'interno di questa centrale alcun tipo di intervento diverso dalla manutenzione ordinaria. Quindi abbiamo un primo parametro, proprio il DPR istitutivo del parco, che vieta la possibilità che quella centrale possa fare alcunché che non la semplice manutenzione ordinaria. Capite bene che un progetto di riconversione come quello in atto, che ha significato uno stravolgimento dell'attività produttiva di quella centrale, significa aver previsto un progetto ex novo e un impianto nuovo, come tale soggetto alle discipline nel frattempo sopravvenute. Oltre che il DPR istitutivo del parco, questo per quanto attiene proprio all'impatto sulle norme di governo del territorio, la centrale è vietata dal PTC di coordinamento della provincia di Cosenza e in territorio di Laino Borgo. Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Cosenza non consente che possa esserci quella centrale. La stessa regione Calabria, nei piani per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, l'ha prevista come un fattore negativo per l'impatto ambientale e turistico, al punto che aver previsto delle misure possibili per compensare quell'impatto negativo. Ma soprattutto ci sono le linee guida ministeriali che sono state approvate il giorno successivo a quando con un blitz la Regione Calabria aveva in precedenza rilasciato quell'autorizzazione unica che è stata poi annullata dal Consiglio di Stato. Le linee guida prevedono che all'interno di un'area parco non possano esserci centrali di questa potenza, e questa stessa previsione di cui alle linee guida ministeriali è stata poi fatta propria dal piano per il parco. Quando il presidente Pappaterro e l'ordine del parco discutono ancora oggi
di quello che si può fare o non si può fare, forse dimenticano volutamente che la comunità del parco non solo ha espresso con una delibera la netta contrarietà a questo progetto, ma ha soprattutto approvato, ha adottato meglio, il piano per il parco. E il piano per il parco prevede che le centrali a biomassa all'interno del parco non possano avere una potenza superiore a 3 MW. Qui parliamo di un mostro di 41 MW che colloca questo impianto tra i primi per potenza in Europa, non in Italia. Quindi abbiamo un primo elemento per dire che quella centrale è illegittima: le norme di governo del territorio, dal PTC istitutivo, dal piano di territoriale di coordinamento della provincia di Cosenza, alle linee guida, al piano per il parco, al decreto istitutivo del parco. Ben 4 piani di sviluppo del territorio che non consentono che quella centrale possa esserci. Ma d'altra parte le nostre ragioni di opposizione alla centrale riguardano il merito di un progetto. Quando si parla di lavoro, di salute e di ambiente, si dimentica che oltre che essere degli elementi che andrebbero valutati nelle sedi politiche preposte per stabilire se l'iniziativa ha una sostenibilità, si pongono anche dei parametri legali, perché nel rilasciare l'autorizzazione bisogna valutare se questi elementi depongono a favore dell'approvazione del progetto o meno. Ebbene, l'Enel, voi tutti ricorderete, sono stati dati dei numeri sull'occupazione, perché pare che sia l'occupazione l'elemento che dovrebbe fare poi da volano e da giustificazione a tutto quanto non va in questo impianto. Abbiamo letto anche sulle vostre testate, in altri tempi, di oltre 1000 posti di lavoro. Qualcuno l'ha sparata ancora più grossa, lo stesso Berlusconi, fatte le debite proporzioni, si è mantenuto cauto quando promise 1 milione di posti di lavoro, perché qui si è parlato con una facilità impressionante di posti, centinaia, migliaia di posti di lavoro. Uno degli ultimi comunicati stampa dell'Enel finalmente dice che in tutto si parla di 70 posti di lavoro, ma intendiamoci, non assunzioni, perché non c'è stata una sola assunzione. Parliamo di ex dipendenti Enel che erano stati trasferiti altrove e che sono stati riportati qui anche controvoglia, perché percepivano le loro belle indennità di comando e ormai da 15 anni vivevano in altri ambiti. Il lavoro, e lo abbiamo detto anche ieri alla riunione dell'Assia, questa centrale lo sta togliendo. Lo sta togliendo per chi lavora nel campo dell'agricoltura, per chi lavora nel campo del turismo. Ed è contraddittorio che gli enti pubblici in questi anni abbiano investito su questi settori per poi demolire tutto quello che di buono era stato fatto. Io ho detto ieri agli agricoltori, alcuni dei quali non sono molto sensibili né alla salute, né all'ambiente, né alla dignità di tutela del territorio. Credo che siano molto più sensibili però all'argomento tutela del loro interesse economico. Voi comprereste più dei prodotti provenienti dal Casertano, dopo aver saputo che da 20 anni lì c'erano soltanto rifiuti tossici abbandonati nei terreni? È il rischio che correte con la melanzana, con il fagiolo, con i prodotti tipici del territorio. E queste considerazioni non sono solo politiche, lo dicevo prima, sono considerazioni di carattere anche squisitamente giuridico, perché quando un ente pubblico che voglia fare l'interesse pubblico, non l'interesse di chi fa una richiesta, deve pronunciarsi e dire se si va a rilasciare o meno una certa autorizzazione, deve fare una valutazione corretta, equilibrata, onesta dei contrapposti interessi. E se qui si vanno a vedere i contrapposti interessi, l'interesse del territorio, anche sotto il profilo occupazionale, non è stato affatto tutelato. Questo territorio sta perdendo opportunità lavorative e ha già perso posti di lavoro. Al contrario, non c'è stato e non è stato mai presentato un piano per l'occupazione, nessuno è stato mai assunto all'Enel e il famoso indotto è dato da quei camion che voi vedete su queste strade con grossi problemi per la viabilità, problemi sui quali anche il Consiglio di Stato aveva rimarcato l'attenzione e che sono rimasti irrisolti. Vengono qui a portare non so che cosa da località lontanissime che non danno certo alcun tipo di ricaduta sulla zona. Ma torniamo più squisitamente ai motivi di diritto. Noi abbiamo ottenuto
il 2 agosto dello scorso anno, la sentenza 4004 del Consiglio di Stato, che è stata molto sminuita, perché per l'Enel, per la Regione Calabria, il Consiglio di Stato avrebbe annullato l'autorizzazione rilasciata per l'attivazione dell'impianto esclusivamente per vizi di forma. Non è così. Il Consiglio di Stato ha detto, io ho copia anche dietro della sentenza per chi poi eventualmente vorrà leggerla, ha detto due cose molto importanti. Questo impianto va rifatto, dovete presentare un nuovo progetto che tenga conto da un lato della migliore tecnologia oggi possibile rispetto a 10 anni fa, dall'altro, e soprattutto questo è il punto dolente, dovete tener conto che sono cambiate le norme sul territorio. Oggi ci sono delle nuove norme che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione unica per aprire una centrale a biomassa. Invece che cosa è successo dopo questa sentenza? Che ha azzerato tutto. Ecco perché ci sono delle illegalità mostruose, e io personalmente ritengo, l'ho scritto in ogni salsa, in ogni opportuna sede, che nella questione della centrale del Mercure non si continuerà soltanto a discutere nelle sedi amministrative davanti al TAR o davanti al Consiglio di Stato. Vi posso assicurare che ne discuteremo davanti ai tribunali penali della Repubblica Italiana. Perché sono stati consumati dei reati che abbiamo denunciato e sui quali pretendiamo che venga fatta piena luce. Quando per esempio la Regione Calabria, previo strombazzamento a tutta la stampa del presidente Scopelliti, già a distanza di 48 ore dalla sentenza del Consiglio di Stato, dice tranquilli, sarà rilasciata una nuova autorizzazione unica, e di fatto il 10 agosto, in pieno periodo estivo, voi sapete tutti che la Regione Calabria non è che brilli per efficienza amministrativa più di tanto, ma il 10 agosto, guardate un po', il funzionario incaricato di questo procedimento attiva la nuova conferenza di servizi, e lo fa anche in questo caso violando platealmente la legge. Perché? Innanzitutto perché la conferenza dei servizi doveva essere richiesta dall'Enel, non concessa d'ufficio dalla regione, quindi la regione stessa ha attivato la conferenza, lo fa dicendo vista la domanda dell'Enel. Quale domanda dell'Enel? La legge prevede che dalla data di domanda alla indizione della conferenza debbano trascorrere almeno 15 giorni. Se la matematica non è un'opinione, il 10 agosto è stata indetta questa conferenza, alla data di 15 giorni prima non c'era stata neanche la sentenza del Consiglio di Stato, non è possibile che l'Enel abbia presentato una domanda per indire una conferenza di servizi ancor prima che venisse annullata la vecchia autorizzazione, e di fatto è stato un espediente per velocizzare i tempi. Sono stati acquisiti in questo procedimento di conferenza di servizi gli stessi documenti che il Consiglio di Stato aveva detto mettete da parte perché va rifatto un nuovo progetto, gli stessi documenti, lo stesso progetto, al punto che gli enti che hanno dato parere hanno finanche certificato questo stato di cose, perché nel dare il parere hanno detto noi diamo il parere, però siccome carte nuove non ce ne stanno, diamo il parere sulla base delle carte vecchie che ci avete fatto vedere. Quindi è certificato che non c'è stata nessuna rinnovazione del procedimento e che non sia stato presentato se non il vecchio progetto, che d'altra parte era stato già di fatto realizzato, perché anche dopo l'annullamento del Consiglio di Stato la Regione Calabria ha dato un'autorizzazione per la messa in sicurezza dell'impianto, che in realtà, anziché mettere in sicurezza l'impianto, di fatto l'impianto è stato completato nella sostanza, perché era un impianto già in buona misura definito, cioè già pronto per essere messo in uso. Quindi non c'è stata nemmeno una sorta di effettiva soluzione di continuità. Grazie a questa autorizzazione hanno messo in sicurezza, non sappiamo cosa si intende per messa in sicurezza, di fatto è partito poi questo benedetto impianto, e noi abbiamo nuovamente proposto ricorso perché l'ente parco, nell'ambito di questa conferenza di servizi, ha dato, e non poteva essere diversamente, un parere negativo.
ha detto finalmente quello che avrebbe dovuto dire da sempre: non è possibile che ci sia questa centrale all'interno del parco, anche perché nel frattempo abbiamo adottato il piano per il parco, sono sopravvenute le linee guida, quindi non è possibile. Linee guida che tra l'altro avrebbero anche richiesto che ci fosse un piano per l'approvvigionamento delle biomasse. Bisognerebbe sapere le biomasse da dove vengono, noi non lo sappiamo ancora, genericamente dalla Calabria, ma la legge avrebbe imposto all'Enel di dire da dove e di garantire il rispetto della filiera corta, cioè dovrebbero provenire dall'ambito massimo di 70 km o 50 secondo delle letture più restrittive. Nulla di tutto questo è fatto. Non sappiamo da dove vengono, non sappiamo come vengono, non sappiamo tra l'altro neanche quale sia l'effettiva qualificazione di queste biomasse. Ma dicevo, l'Ente Parco dà parere negativo. Il semplice fatto di aver dato il parere negativo all'Ente Parco avrebbe imposto che il procedimento finisse lì, perché la legge è chiarissima: quando un ente preposto alla tutela ambientale dà un parere contrario, questo parere è ostativo al rilascio dell'autorizzazione. Non c'è spazio per interpretazione, è una cosa fra le poche forse di un'assoluta semplicità e chiarezza, si tratta di metterla in atto. Questo avrebbe significato che il procedimento doveva finire lì. Invece la Regione Calabria consapevolmente dice: vabbè, ma le prescrizioni che mi ha dato l'Ente Parco non le possiamo far attuare, perché l'Ente Parco dice che non si può realizzare una centrale di 41 megawatt, ma lei l'ha già realizzata la centrale, che vogliamo fare? Gliela facciamo smantellare? E quindi, pur sapendo che l'Enel ha realizzato un impianto che contrasta con le norme di legge e che è stato stigmatizzato dal parere contrario, si dice: va tutto bene, firmiamo questa autorizzazione. Il punto, e vado a concludere perché mi rendo conto ho preso più tempo di quando me ne aspettava, qual è? È che l'Enel, anche in questa seconda procedura, ha preteso soltanto di avallare quello che di illegittimo era stato fatto prima. Non ha presentato una nuova domanda, un nuovo progetto da valutare con le nuove norme. L'Enel pretende in sostanza che questo progetto venga valutato come se si trattasse di esaminarlo non oggi ma ieri, cioè con le stesse regole con le quali era stato esaminato prima, quindi mettendo da parte il piano per il parco, mettendo da parte le linee guida, mettendo da parte il parere necessariamente oggi contrario dell'ente parco. Allora capite bene che in questo modo quello che ha detto il Consiglio di Stato è stato platealmente disatteso, perché si piglia lo stesso progetto, gli si dà una parvenza di sanatoria cartacea soltanto apparente e si pretende che quel progetto venga esaminato non con le regole oggi vigenti ma con la vecchia disciplina, il che è pacificamente inammissibile, perché quando viene annullata un'autorizzazione, quell'autorizzazione non esiste più, quindi si ricomincia da capo. E ricominciare da capo significa che se nel frattempo sono cambiate le regole, io le regole devo applicarle, o perlomeno si pretende che ci sia qualcuno che ricordi a chi di dovere che le regole ci sono e che vanno rispettate. Quindi capite bene che queste non sono ragioni apparentemente cavillose, sono ragioni di sostanza, perché attraverso le nostre eccezioni noi stiamo cercando di far valere il merito dell'opposizione alla centrale. Attraverso le argomentazioni di puro diritto si cerca di far prevalere quello che già la Regione Calabria avrebbe dovuto valutare, cioè il fatto che l'impianto viola sistematicamente le norme di disciplina dell'area e che non garantisce nessuno dei parametri del lavoro, dell'ambiente, della salute che avrebbe dovuto garantire e di cui nessuno si è preso la briga di minimamente verificare la sussistenza degli elementi minimi per una valutazione positiva. E dico di più, non solo questo non è avvenuto prima nel rilasciare l'autorizzazione unica, che è stata rilasciata sulla base della autoreferenziale affermazione dell'Enel. Diceva prima l'amico Ferdinando: l'aria che respiriamo, ma pensate che qui non c'è uno studio, non è stato fatto nemmeno uno studio sulla direzione dei venti, eppure è evidente a tutti che lì è una conca
dove tutte le sostanze inquinanti stagnano ma per giorni. È stato preso a riferimento uno studio fatto nella valle di Latroni. Pensate ancora, e questo vi dice di quali connivenze ci siano state in questa vicenda, che per 5 anni noi abbiamo dovuto stabilire, come se fosse necessario questo, se la centrale si trovasse all'interno del parco o fosse fuori dal parco, perché per 5 anni si è detto che era adiacente, limitrofa al parco, ma non dentro il parco, e quindi se non era dentro il parco non doveva rispettare le norme di salvaguardia stabilite per il parco. Allora, queste illegittimità che hanno accompagnato questo percorso, noi dovrebbero essere adesso nuovamente valutate positivamente, perché non vedo diversamente come possano non valutare attentamente queste considerazioni, dal TAR Calabria, che il 15 di novembre ha preso a decisione i nostri ricorsi, quelli dei comuni di Rotonda e Vigianello, e aggiungo tra l'altro che a questi ricorsi anche il comune di San Severino Lucano ha aderito. Quindi è giusto dare atto che anche il comune di San Severino Lucano ha espresso formalmente di aderire ai ricorsi dei comuni di Rotonda e Vigianello. Non è stato tecnicamente possibile farlo già in questa sede per un problema procedurale di termini, ma di fatto anche San Severino è con noi in questa battaglia, come lo sono altri. Sono due considerazioni. La prima, l'ente parco e l'ENE della Regione Calabria, che dicono che è tutto a posto, che le carte sono in regola, che la legalità qui è rispettata e che noi siamo soltanto delle persone che sparano grossa, la sparano grossa chissà per quale motivo, per pescare nel torbido. Bene, mi dovrebbero spiegare perché. Io da avvocato, quando sono convinto di vincere una causa, cerco di affrettare i tempi, voglio che il giudice decida subito. Qui invece, all'udienza del 21 giugno, l'ente parco, la Regione Calabria e l'Enel hanno a tutti i costi chiesto un rinvio. Noi ci opponemmo, ottenni che la mia causa andasse in decisione. Ovviamente il TAR l'ha dovuta rimettere sul ruolo, perché siccome abbiamo impugnato tutti lo stesso provvedimento, capite bene che se si decidono le cause con sentenze diverse, in teoria l'una potrebbe dare ragione e annullare il provvedimento, l'altra pensarla diversamente. Per cui rimisero la causa sul ruolo e andammo al 15. Il 15, ancora una volta la stessa mandrina, richiesta di rinvio depositata giorni prima con l'avallo del parco. E il presidente del parco ha degli obblighi, lui non può prendere delle iniziative che esulano dai suoi compiti, lui deve eseguire gli atti del consiglio direttivo e della comunità del parco. Io mi chiedo se sia conforme ai deliberati di questi organi aver preso iniziative del genere, non avallate per quanto mi costa né dall'uno né dall'altro organismo, in questo modo cercando di far rinviare la causa. E insisto su un punto, perché l'ente parco anche ieri rivendicava il merito di questo ricorso. Non è così. Oggi, di fatto, all'udienza del 15, di fatto, l'ente non ha soltanto chiesto l'ennesimo rinvio, ha rinunciato sostanzialmente al ricorso, perché dal momento che è andata in decisione la causa dei nostri comuni, comunque vada, quel ricorso dell'ente parco non sarà più esaminato, perché il provvedimento impugnato è lo stesso. Per cui se viene accolto il nostro ricorso, l'autorizzazione unica non c'è più, quindi cessa la materia del contendere rispetto al ricorso dell'ente parco, che venendo meno ai deliberati degli organi istituzionali, pur avendo un parere da difendere, di fatto non l'ha più fatto. E poi un'ultima considerazione, veramente l'ultima, sul fatto che ancora oggi, al di là di quello che è accaduto nella conferenza di servizi e nel rilascio dell'autorizzazione, ancora oggi le stesse prescrizioni minime che loro stessi si sono dati, le prescrizioni dettate dalla Regione Calabria e l'autorizzazione unica, non sono a tutt'oggi rispettate. Noi abbiamo qui una nota dell'ARPA Basilicata che, dopo continue nostre insistenze, ha dovuto finalmente formalizzare il fatto che le centraline in territorio lucano, che dovevano esserci e dovrebbero esserci già oggi, non ci sono, non sono state mai collegate. L'ARPAB non sa nulla di nulla di tutto quello che succede, perché come altri enti preferisce mettersi i prosciutti sugli occhi e non vedere, come non vedono tutti coloro che da 15 giorni e più sanno esserci un presidio permanente con una mobilitazione di questo tipo,
però restano a casa e non se ne occupano. Allora io vorrei francamente che questa questione potesse risolversi innanzitutto sotto il profilo proprio della valutazione dell'assoluta erroneità di una scelta che fa a cazzotti col parco e per la quale, se resta la centrale, non sono certo io a profetizzarlo facilmente, ma è evidente che il parco non avrà vita lunga, perché non è compatibile la centrale col parco, o l'uno o l'altro. Sono due iniziative che sono assolutamente stridenti e non è la legge che dovrebbe fare emergere queste contraddizioni, prima ancora che gli organi giudiziari avrebbero dovuto farlo altri uffici. Purtroppo resta di fatto che ad oggi noi abbiamo dovuto tutelare delle ragioni di un'evidenza palmare in sede giudiziaria e ancora ad oggi è quella la sede in cui ci aspettiamo di poterle far finalmente prevalere definitivamente. Grazie.